Eccomi. Vieni, Sebastian. Venga, principe. Abbiamo corso un bel rischio oggi, eh? Lo so. Comunque desidero parlarle, signorina. Prego, si accomodi. Ecco, questi sono tutti i documenti firmati sull'atto di donazione della villa, la costituzione della fondazione, l'importo di 100 milioni annui e il biglietto di ritorno di prima classe. Insomma, ha vinto. Ma il nostro accordo scade a mezzanotte. Formalità. Io mi arrendo fin da adesso. Da quando l'ho conosciuta, la mia vita è stata una continua e inesorabile degradazione civile e morale. Ecco, ho stilato un elenco. Punto 1. Interruzione repentina di alcune forse peccaminose ma insostituibili attività fisiologiche, con il risultato di essere devastato da brufoli e da orticarie per castità galoppante. Punto 2. Esclusione dall'uso e dalla frequenza delle più importanti funivie come individuo pericoloso. In codice, il terrorista della ranocchia. Punto 3. Insorgenza di una grave forma di impotenza da non uso. Forse, ahimè, irreversibile. Punto 4. Sono stato fatto segno di alcuni tentativi di stupro in questo stesso albergo, da una persona di mia conoscenza. Punto 5. Ho collezionato varie grottesche figure comprensive di tuffi, cadute e allucinanti odissee nei boschi e sulle nevi della regione. Tutto questo per avere in premio che cosa? La sua virtù? La ringrazio, ma preferisco sopravvivere. No, non si preoccupi. Conosco la strada. Addio. E per sempre. Ecco qua, Mario. Grazie. Ma allora, principe, com'è andata? Riservatezza e discrezione. Ma io non alludevo, non ho detto niente. Appunto, non devi proprio dire niente di questo brutto periodo che ho passato, eh? Vabbè. Ciao, Mario. Arrivederci. A presto. Arrivederci. Sì? Principe? Sì? Per lei. Pronto? Che vuole ancora? Io le volevo chiedere un ultimo favore. Va bene, ma che sia veramente l'ultimo, eh? Volevo salutarla. Salutarmi? Sì, se n'è andato via così, come una furia. Pensavo che mi odiasse. Io invece... Arrivederci. Io veramente preferirei con un bacio. No, per carità. Attenti pure alla vita di qualcun altro. Io le ho già detto che ne ho abbastanza. Lo so, non è colpa sua. Sarà la sua ira, non lo so. Ma sono sicuro che appena ci provo mi riduce in cenere. Ma se non c'è finito la prima volta? Ma che c'entra? Quello era un bacino così, sulla guancia. Veramente, quello che dico io è stato sulla bocca. Sulla bocca? Sì, nel bosco. Era svenuto, quasi moribondo. E allora, per succhiarle il veleno dalle labbra, io l'ho baciata. Lei? Sì. Allora lei mi ha salvato la vita. Io ero là, moribondo. Sì, così. E lei... Un momento. Il soffitto regge. E il pavimento tiene. E io mi sento benissimo. Allora, con il tuo permesso, eh? A mezzanotte, l'ora in cui scadeva la nostra sfida, tu eri fra le mie braccia. Quindi ho vinto. Post scriptum. Mi sono permesso di riprendere tutti i documenti, dato che la villa e la rendita vanno al vincitore. Senza rancore, Sebastiano.